L'incomodo. L'appuntamento con Vittorio Sgarbi. Eccoci, professore Sgarbi, buongiorno. Eccoci. Buongiorno. Eccoci qua. Dunque, allora, oggi l'argomento è il costo della politica, sono tutti in rivolta, varie organizzazioni in web hanno cominciato fin da domenica. Lei avrà avuto modo anche di informarsi in merito, insomma c'è un tizio che ha lavorato per 15 anni all'interno del Montecitorio e poi dopo da precario, non è stato confermato, ha cominciato insomma a raccontare tanti segreti relativi, perché poi con Rizzo e Battista avevamo già saputo tutto sulla casta, ma la notizia è che qui c'è una rivolta generale nei confronti dei costi della politica. Fra l'altro io le voglio leggere quanto riporta, lei l'avrà già fatto da par suo, ma lo ricorda chi ci sta ascoltando, il Corriere della Sera, che questa mattina in merito al Belgio ci racconta come lo stesso Belgio, che è senza governo da 400 giorni, non è mai andato così bene da quando... Ecco, esatto, sì. Quindi come lo commentiamo tutto ciò? È con noi? Sì. Il momento è particolarmente inquietante, perché è evidente che tutto questo deriva da una sottovalutazione della politica e da un errore nell'avere reclutato parlamentari in modo meccanico, senza presenze, senza capacità di... Aspetti un attimo. Che certo, sta... sì, diamo il tempo. Capacità. Diamo il tempo al professore. Potessi, pronto. Sì. Ecco, sì, sì, sì. Sì, sì. Non potessi né difendere né mostrare capacità, se non 600 deputati di cui ne conosciamo, se no 25-30, che hanno il potere dell'immagine, della comunicazione, poi una serie di comparse che sono state messe lì in un modo meccanico e quindi è evidente che c'è, al di là del numero dei parlamentari e dei costi della politica, c'è un depauperamento delle loro qualità. Per cui, quindi è difficile dire i privilegi, i costi, cioè cosa deve essere pagato un dirigente, o cos'è pagato un magistrato, cos'è pagato il giornalista che scrive. Cioè, l'articolo che ha scritto l'altro giorno Stella, sì, cosa gli è stato pagato? Se io, mio amico Stella, ma l'hanno pagato meno di 2000 euro? E se ne fa 4 al mese, non ne prende 8000? Cioè, vabbè, ma glieli dà il Corriere della Sera, mica glieli dà il denaro pubblico a Stella. Ma cosa c'entra? Non cambia assolutamente nulla. Non è che il pubblico deve pagare i suoi dirigenti meno di quello che paga il privato. No, certo, ma Stella però apporta al Corriere della Sera, con il suo talento giornalistico, un valore aggiunto. E qui parliamo di gente, le cito un dato che viene emanato appunto da una statistica di Corriere della Sera. Dunque, noi siamo quelli che pagano più di tutti i nostri politici, siamo i primi in Europa con 180.000 euro di media. La Germania 84... No, tutto questo lo so, dico che il problema quindi non è cosa sono pagati, sì, cosa sono. Appunto. Se tu paghi molto o bene una persona che fa un lavoro utile a tutti e anche... nel caso di questo la politica, cosa, questo è il tema del Belgio, a cosa è utile, però è evidente che se noi riconosciamo che la politica è una funzione, possiamo immaginare che essa abbia anche un utile, anche se non è un utile materiale. Sì. Ma se questi non valgono niente, è evidente che anche se li paghi poco è sempre troppo. Certamente, certamente. Allora, sì, se io ho un centralista che non risponde al telefono, se anche lo pago solo 100 euro al mese, non funziona. Se invece risponde in maniera meravigliosa, allora il problema è non che cosa costa la politica, ma che si pagano una serie di nullità, certo, e di incapaci, e questo è il problema. Per cui tutta questa dinamica dei costi
non sarebbe così grave nella sostanza della quantità di denaro se non corrispondesse al niente cui vengono dati. Purtroppo questo è il problema di oggi, cioè che, ma questo vale, come dicevo, per centinaia di magistrati pigri che non fanno il loro lavoro o che lo fanno per una estenuante lentezza, vale per tutte le assemblee regionali, per quelle provinciali, c'è un apparato infinito di persone che hanno un ruolo parassitario, cioè che non fanno. E quindi è ovvio che questa polemica ha fondamento ed è giusta, ma non è perché si debba stabilire che tu prendi invece che 10, 6. Non è che questo cambia. Se uno non merita 10, non merita neanche 6. Sì. Questa polemica nata dal pentito della Camera, sì. Non sto neanche a guardarlo, nel senso che non c'era bisogno di lui per sapere che alla Camera ci sono, o di Poletti, l'ex verde, per sapere che alla Camera uno va alla buvette, sì, e paga, tutte queste cose le sapevamo, ma voglio dire, ma è un meccanismo per cui tu garantisci a quelli che fanno una funzione dei benefici interni, che sono quelli per cui, oltre a quello che prendono, hanno anche la possibilità di spendere di meno quando mangiano, quando si tagliano i capelli, tutte queste cose, tutte cose giustissime nella denuncia, ma che non meriterebbero tanta attenzione se non fossero anche quella di minor peso nel denaro, sì, indicizzate a fronte di persone che non valgono niente. È ovvio, e questo è un concetto assolutamente che condivido, ma il problema è che l'Italia è una polveriera in virtù del fatto che sono sempre più a stento le famiglie della media e bassa fascia sociale, alle quali poi giustamente, perché poi dopo se tu una manovra la devi fare da qualche parte i soldi li devi andare a prendere, sono chiesti ulteriori sacrifici per i prossimi 3 anni. Ora, tutti volevano un intervento anche sui costi della politica. Cosa dice Calderoli in merito? Calderoli dice, come proposta, meno deputati e stipendio legato alle presenze. E qui veniamo anche a quello che dice lei. Ma se io comunque garantisco la mia presenza, ma non ho costrutto all'interno dell'emiciclo parlamentare, perché devo essere pagato? Voglio dire, capito? Sgarbi ha fatto politica e a quanto mi risulta e quanto mi ricordo da lei detto, lei soldi ne ha presi minga, mai, o no? O mi ricordo male? No, io tuttora non prendo lo stipendio, ma ecco. Non è una cosa gradevole fare dei casi personali rispetto ai comportamenti che si sono tenuti in politica. Il problema è che qui siamo di fronte a una crisi epocale, per cui io rispondevo alla domanda iniziale. Sì. Se si parla del fatto che manca il governo in Belgio e tutte le cose funzionano lo stesso, allora il rimedio, contrariamente a quello che pensa Bersani, non è andare a votare. Se tu vai a votare, saranno altri che vanno al posto di questi, reclutati allo stesso modo e parimenti inetti. Bellissimo, sì. L'unica cosa è aspettare che finisca la legislatura e non fare più niente. Cioè il nichilismo verso cui stiamo andando è quello di aver dimostrato che la politica è inutile. Come vi dico, siccome ritengo che un Parlamento in una nazione ci debba essere, da anni penso che sono inutili, non solo le province, ma la regione, una quantità di istituzioni, cioè tutte le regioni, perché io comincerei con sciogliere le regioni, cioè lei mi deve spiegare quali sono i consiglieri regionali che lei conosce e quale lavoro fanno, eppure quelli del Lazio per esempio, sì, o della Sicilia prendono lo stesso stipendio dei parlamentari. Allora questa lotta contro i parlamentari è giustificata dal fatto che non valgono niente, ma non è che se li cambio con lo stesso sistema di reclutamento, cioè senza preferenze, i prossimi varranno di più, quindi le elezioni non cambieranno niente. Appunto, noi dovremmo... Non posso mandare a casa a metà dell'opera, appunto, devo fare una legge che si dica che la prossima volta sono di meno. Sì. A parte che è difficile immaginare che in tempi così brevi si voti una legge che di mezzo ai parlamentari come vuole Calderoli, sì, ma anche forse la metà sarebbero altrettanto inutili, quindi bisogna cambiare anche il sistema elettorale. Se dovremmo in questi ultimi 2 anni fare una serie di riforme che non sono mai state fatte, e la prima, dare la possibilità agli elettori di scegliere i loro deputati sulla base di un merito riconoscibile, sì, quindi dovremmo cambiare completamente con primarie oppure con
persone di chiara fama che siano conosciute dall'elettore, le liste elettorali, in maniera tale che si scelgano persone di merito distinto. E tutto questo però si rende conto che è impossibile. È impossibile perché non ci sono i tempi. Senta, a tal proposito... No, non ci sono i tempi, non c'è neanche la possibilità tecnica. Certo. Sono tutte dichiarazioni, è vero. Cioè, quindi, tutto quello che si denuncia è vero, ma lo scandalo non è cosa costa la politica, perché non sono poi i costi.